Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio nuovo video. Oggi, come leggete dal titolo, vi porto i prodotti finiti di marzo. Sono un pochino in ritardo, ma stavo smaltendo gli ultimi prodotti perché avevo appunto dei prodotti da finire e quindi esce adesso questo video. Iniziamo subito perché sono una valanga. Partiamo subito da questo prodotto qui. Allora, questo è un bagno doccia alle proteine del latte nutriente di Vebix. Questo è un prodotto che trovate in farmacia. Costa circa 6 euro ed è un litro di bagno doccia al latte. Devo dire che è molto buono perché è molto delicato sulla pelle, ha un pH neutro. E non prude, cioè non crea allergie, è adatto anche per le pelli sensibili. Contiene mammelide, malva, proteine del grano ed è testato al nickel, cromo, mercurio e cobalto. È veramente un ottimo prodotto. Provatelo se andate in farmacia o in parafarmacia perché ne vale veramente la pena. Ripeto, costa circa 6 euro. Andiamo avanti con il sapore liquido di Mary Lou, questo al latte, ed è un sapone, devo dire, molto classico, molto semplice come quelli che si trovano in commercio, però devo dire, dà l'odore veramente gradevole. Quasi, sa, quasi di torta l'odore, di torta alla vaniglia, è molto molto profumato e devo dire che lo ricomprerò. La marca è Mary Lou e costa pochissimo, tipo 1,50 euro e un litro e lo trovate ovviamente nella grande distribuzione. Andiamo avanti con il Dentalux, questo dentifricio Complex 3 che trovate alla Lidl. Un bel tubetto da 125 ml, vi dura molto perché non è il solito 75 ml, ma è 125, quindi vi dura molto. Io l'ho terminato tutto e devo dire che a me è piaciuto parecchio. Molto erboso come dentifricio e anche molto economico. Dovrebbe costare meno di 1 euro se non ricordo male. Lo trovate alla Lidl, veramente un buon prodotto. Quando non avete idee su quale dentifricio prendere, potete provare questo. Poi andiamo avanti. Contorno occhi di Floss Lake Pharma, questo qui, questo lo trovate su Notino, 15 ml, molto rinfrescante al cetriolo, per il problema è che se voi per sbaglio lo mettete sulla palpebra dell'occhio, rischia di comunque bruciarvi l'occhio. Quindi dovete fare molta attenzione a metterli in un contorno occhi molto basso, tipo qui. Quindi non salire o andare sulla palpebra, ma stare qui come metratura, diciamo come zona. Costa tipo 3,50 euro, l'ho preso su Notino un sacco di tempo fa, l'ho terminato molto molto lentamente e non è male, però non è delicato come altri contorno occhi che ho provato in passato. È un po' troppo aggressivo, o comunque dovete fare attenzione, ripeto, nella zona dove lo applicate, perché
perché è molto rinfrescante e molto forte. Quindi, ni. I primi tre prodotti promossi, il contorno occhi invece un E. Andiamo avanti. Fimodent. Il colluttorio per trattamento intensivo antiplacca. Questo mi era stato consigliato con la clorexidina dal mio dentista. Mi è stato omaggiato da Notino. Casualmente, cioè coincidentemente, mi è stato anche omaggiato da Notino con un grande ordine e allo stesso tempo mi era stato consigliato dal mio dentista. Quindi devo dire che è un prodotto molto buono, un po' caro perché credo che costi sugli 8 euro questo colluttorio ed è 200 ml. Però assolutamente un prodotto da provare, perché no? È buono, promosso. Poi adesso vi mostro questa crema mani Red Passion. Questa l'ha provata mia mamma, non è mia. E mi ha detto che è molto buona. Io senti solo l'odore e devo dire che già dall'odore lo sento molto gradevole, molto floreale. Questa qua l'ha finita mia mamma e l'ha gradita molto. La trovate all'interno di un kit di Nanè che ha l'igienizzante e l'acqua profumata. Ma la vendono anche da sola. Costa tipo 1 euro. Quindi per lei è promossa perché gliel'ho chiesto e mi ha detto che gli è piaciuta. Poi, dopodiché, un altro bagno doccia di Infasil. Questo qui è molto delicato, anche questo è molto, molto indicato per le pelli sensibili e ha una funzione idratante e protettiva e anche nutriente. pH fisiologico 5,5. Il formato è un formato famiglia da mezzo litro. Vi dura un sacco di tempo, io l'ho alternato al Vebix che vi ho fatto vedere prima, cioè alternavo, prima applicavo uno, poi applicavo l'altro, e devo dire che anche questo è molto buono perché è molto indicato per le pelli sensibili, in quanto io ad alcuni bagnoschiuma, come per esempio quelli di Rocher, sono molto allergico. Perché mi creano una sensibilizzazione sulla pelle incredibile. Quindi, per esempio, quelli di Rocher io non li posso utilizzare. Questo, come quello di Vebix, è promosso. Ma andiamo avanti con il colluttorio Omax. È un antiplacca, questo qui. Lo pagate 1,20 euro, se non ricordo male. Costa molto poco, da mezzo litro. Lo trovate nella grande distribuzione anche questo. Questo non è un granché. Diciamo che può essere accettabile se, non lo so, volete spendere poco e volete provarlo. Però, diciamo che ci sono colluttori migliori di questo. Per esempio, adesso ne sto provando un altro che vi farò vedere nei finiti di aprile, con cui mi sto trovando molto meglio e ho fatto anche scorta di quell'altro colluttorio che sto provando. Poi ve lo farò vedere tra un mese. Ma in ogni caso, questo qui è un ni. Quindi vi ripeto, solo comprate solo se non avete voglia di spendere e volete provare una marca diversa, però non è assolutamente un granché. Dopodiché c'è questa, che è una lozione spray multiuso barba e capelli di Fitorelax Laboratories.
questo qui è una lozione che abbiamo utilizzato io e mio padre. È molto buona perché profuma e deterge e volumizza, districa. No, deterge no, profuma, districa e volumizza il taglio dei capelli e della barba. Devo dire che ci siamo trovati molto bene. Il profumo è molto gradevole, molto maschile. All'interno ci sono tanti estratti naturali e faceva parte di un set. Non so se l'azienda lo vende da solo. Fatto sta che c'è l'estratto di bambù e l'aloe vera dentro. E a me è piaciuto tanto. L'ho condiviso con mio padre. È molto buono. Finita anche questa crema fior di magnolia idratante di Eurospin da 50 ml. Vedete, è finita. Devo dire, mi è piaciuta abbastanza. L'inci non è perfetto, non è un granché. Però per quel che costa è molto buona, ti senti la pelle idratata, quindi in futuro non escludo di ricomprarla. Diciamo che l'inci è così e così, però per chi non ci bada molto all'inci, ma vede più all'azione del prodotto che fa sulla pelle, diciamo che può andar bene. L'odore è molto gradevole. Sì, confermo, è molto gradevole. La stavo risentendo perché non mi ricordavo più l'odore. Per alcune persone magari più attente all'inci, sicuramente diranno no, non va bene per me, cioè non la comprerei. Io mi ci sono trovato bene, quindi in futuro la ricomprerei perché sulla mia pelle l'azione idratante l'ho vista. Poi ognuno tira le somme a modo suo, naturalmente. Dopodiché c'è il Breeze, questo qua, questo deodorante a tè verde da 100 ml e devo dire che mi sono trovato molto bene, molto rinfrescante, non brucia, pur contenendo alcol, ma non brucia. L'ho trovato anche questo in store tipo acqua e sapone e simili. E questo qua, il tè verde, devo dire che è molto, ha un odore molto, molto primaverile, molto fresco, quindi è molto adatto a questo periodo. Io l'ho terminato perché l'ho utilizzato questo inverno e ve lo consiglio. C'è anche l'estratto di Amamelis all'interno, c'è appunto il tè verde, insomma, è buono, ve lo consiglio. Un altro prodotto con cui mi sono trovato così e così è la maschera al latte di capra di Ziaia, comprata sul Notino. Non è proprio un granché, quindi se dovessi consigliarvela non ve la consiglierei perché sulla pelle può dare un po' fastidio alle pelli sensibili. Però, se non avete problemi di pelle, potete provarla. L'odore è abbastanza forte. Sì, è abbastanza forte.
Insomma, deve piacere questo prodotto. Se volete testarla per 1 euro 7 ml e la provate. Però sicuramente c'è di meglio nel campo delle maschere. Ultimo prodotto, ma non meno importante, sono gli iPad Mask di Yeti. Questi qua li trovate nella grande distribuzione, li trovate da Acquasapone, li trovate online. Sono ispirati alla beauty routine coreana, pur essendo prodotti in PRC, dovrebbe essere Cina. L'azienda è un'azienda tedesca. E sono molto rinfrescanti nella zona degli occhi, quindi secondo me veramente consigliatissimi, soprattutto nel periodo primavera-estate. Questi sono una manna dal cielo, tant'è che ne ho fatto già scorta perché adesso vanno via come il pane. E sono veramente super idratanti, super rinfrescanti, hanno un'azione lenitiva nella zona degli occhi. E se li mettete in frigorifero sono ancora più freddi, quindi vi sgonfiano ancora di più la zona occhi se ce l'avete gonfia o comunque avete le occhiaie, gli occhi stressati. Quindi secondo me li dovete assolutamente provare. Scusate il video di oggi, è un po' troppo lungo, siamo a 16 minuti passati, ma per il video di oggi appunto finisce qua. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sulle pillole di Axel, ogni mercoledì con 3 video pubblicati alle 15, uno dietro l'altro. Alla prossima, anzi, a tra poco. Ciao!